abbandonare poi, ma tantissime le lettere colorate. Infatti un albero magico. Sopra questo albero abitano due amiche. Questa è la mia cagnolina Safila. Bau 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 bau. Safila, abbiamo finito la colazione. Andiamo a fare una passeggiata nel bosco. Bau bau. Così Francesca e Safila scendono a fare una passeggiata nel bosco. Oh, ma che bella giornata! Olha, Fiorina, Safira. Pau, 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 pau. Pau, 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 pau. Pau, 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 pau. Ha rapito Safira. Come farò a salvarla? Raccogliere le lettere magiche che crescono sui miei rami ti aiuteranno a salvare la tua madre, la mia Safira. Oh, grazie tanto, albero della conoscenza. Così Francesca mise le lettere nel sacchetto. Si mise in viaggio alla casa del terribile baffone. Avrei bisogno di pochi a rotelle per andare più veloce. Oh, ma che bei pattini! Ora sì che andrò veloce! Round, round, get around, I get around, yeah, get around, round, round, I get around, I get around. Così Francesca corre alla casa del terribile baffone per salvare la sua cagnolina Safira, quando ad un certo punto incontra un fiume che gli sbarra la strada. Thank you.
tu, cavallo Filippo, mi avevi spaventato. Non puoi passare di qui, ci sono anche dei ragazzi veloci da questa parte del bosco. No, no. Ti aiuterò io. Grazie, andiamo. Così Francesca, arrivata vicino a casa di Baffone, vede la sua cagnolina servita più semplicone. Francesca prende cinque letterine del sacchetto. Thank you.